Ecco qui già questo va in retromarcia con un'ala sola e poi... Hai bisogno di un account mandato di GTA Online per PS4 o PC oppure di un'aggiunta di denaro? Passa da GTA Cash, link in descrizione. Allora, partiamo dal presupposto che questo video è un esperimento. Siccome vedo quelli che fanno i video le migliori giocate di Fortnite, le migliori giocate della vostra mamma maiala, ho detto, beh, perché non fare la stessa cosa con GTA? Vabbè, giustamente, partono tutti e quattro in retro, va bene. Fanno qua? No, l'ho capito, no, dai, cade sul coso dietro, l'avevo capito, madonna. Qua in due, figo il jet così, eh. Ah, sì, normalissimo, sì. Vabbè, qua è già più easy questa clip. In retromarcia passano lì sotto. La gente ai miei tempi lo faceva dritto per dritto, non in retromarcia. Continua? Ancora? Madò! Basta, firmat! Mitta la prima, oh! Vabbè, qua distrugge un cangiali. Ah, questo lo conosco. Cioè, distrutto un cangiali? E poi? Cioè, distrugge il rotore di coda di quello? No, questa clip è bellissima. Cosa fa? No, con la modalità verticale. Ah, bellissima. Poi continua, ancora? Continua? Sì, col missile! Ma il fatto è che sono due consecutive! Qua giustamente, infatti lo sapevo! Cioè, questo, il bello è che è andato giù, poi è tornato su ed è atterrato, bellissimo! No! Ma queste si facevano andando dritti, cioè... Vabbè, è tanto che esci col fumo, Ha sbattuto un attimo perché cavoli, però... Ah, sì, c'è il pedone lì, Ma io credevo lo uccidesse col cannone! Ha ucciso un altro giocatore andandogli addosso, così, un'ala sola. Questo con un'ala sola... Ah, beh, ormai l'abbiamo capito. Infatti, guarda, c'è l'auto, lì ha zoomato. Già si sa cosa sta facendo, infatti. Questi sono in tre... E passano tutti e tre lì sotto, va bene. No, quello non passa. Ah, non passano semplicemente lì sotto. Fanno un po' di piroetta, beh, giusto, sì. Un Seabreeze contro una Deluxe. Anzi, due Seabreeze. Ah, una singola bomba! Una singola bomba e la distrugge. Va bene? No! C'è quello col paracadute dietro. Esatto. Sta per fare proprio quello, sì. Eccolo là. Cioè, ma io veramente. Questo uccide uno con l'oppressor. No, ma questo è senza stabilizzatore. giustamente. Ah beh, ormai sì, è normale questo. Aspetta, tornano dentro? Ah no, passano sotto, vabbè. Passano anche lì sotto al ponte, insieme. Ragazzi, un bel applauso. Allora, c'è da dire che è molto difficile stupirmi per quanto riguarda il jet su GTA Online. Però devo dire che questo video mi ha veramente stupito. È l'unico video che ho già visto, ma ci tenevo a mostrarvelo. Allora, il bello di questo video è che la maggior parte delle clip sono registrate in due. Quindi le stanze, ecco come si può vedere, le stanze sono fatte contemporaneamente da due persone. E se farle una volta da soli è già difficile, beh, farle in due è ancora più difficile. Cosa fanno adesso? Vabbè, questo è solo un assaggino, vanno in retromarcia, fanno qualche giro. Molto bello il fumo, tra l'altro, che passa in mezzo, bella visuale. Comunque, passano qui in mezzo, vabbè, dici ok. Poi che fanno? Vanno avanti, ecco, rompono l'ala, entrambi. E volano così con un'ala sola, vabbè, normalissimo per loro. Volano in due, poi che fanno? Volano un po', vabbè. E poi? Passano lì sotto. Ecco, con un'ala sola. Va bene, e qua già
Ecco, qui già questo va in retromarcia con un'ala sola e poi passa lì in mezzo. Ma guarda, è ancora assaggino, adesso arriva il bello. Ecco, questa è una delle clip più belle di GTA 5 che ho visto. Io ne ho viste tante col jet, ve lo assicuro, questa è una delle più belle. Questo va in retromarcia, vola per un po' e poi atterra lì sopra. Questa è bellissima. E qua atterra in retromarcia su quel lì. Vabbè, qua insomma queste sono bazzecole, ormai dopo aver visto quella. Qua di nuovo in retromarcia con un'ala sola e atterra qui, va bene. Qua, cioè, il bello è che tutte queste stanze sono fatte con un'ala sola e in retromarcia. Io non le saprei fare andando dritto con un'ala sola. Cioè, in retromarcia ancora ce la faccio a farle queste cose, ma con un'ala sola, neanche dritto ce la faccio a farle con un'ala sola. Ah, ecco, questa mi ha emozionato, sono sincero. Non tanto per la stunt, perché è bella, sì. Passa lì in mezzo e cosa fa? Poi esce tranquillo, con un'ala sola. Ma perché la gente all'epoca, quando giocavo io... Vabbè, qua si mettono a giro così. Quando giocavo io, la gente cercava di farla da dritti e con tutte e due le ali quella stanza. Questi vanno in retromarcia, che già è tanta roba, con un'ala sola. È veramente qualcosa di incredibile sto video. Allora, qua adesso andiamo a vedere un montaggio di dogfight, di killing dogfight. E qua già siamo sul PvP. Prima era fatto così per bellezza, mo invece siamo sul PvP. Una cosa bella che ho notato è che io, andando avanti a fare dogfight col tempo, ho imparato anche relativamente a fare stunts, perché io ero completamente handicappato. Invece, andando avanti col tempo a fare dogfight, ho imparato ad avere più controllo sul laser. È una cosa che è venuta da sola, non è che io mi sono messo tipo a provare. Vabbè, molto bella questa kill, ma stavo dicendo che io ho imparato per esempio a stare a pelo d'acqua non perché mi sono allenato a farlo, ma perché col tempo, facendo dogfight, ho migliorato il controllo. Qua tutti e due in retromarcia sono andati. Madonna, bella questa. Non tanto per il fatto di essere andati in retromarcia tutti e due, ma per la vicinanza, per aver fatto la manovra bene. Questo distrugge lo stabilizzatore e continua a volare come se non fosse niente. E non è così facile come sembra. Sembra che l'aereo vada da solo, continui a mantenere la rotta da solo. Col cavolo. Sì, se vai avanti un po' con lo stabilizzatore rotto, poi ti fermi e ti ribalti. Però se riesci ad andare con il giusto ritmo e per il giusto tempo, fai la kill anche in realtà abbastanza facilmente. E il difficile è controllarlo fino a riuscire ad arrivarci alla kill. Di kill in retromarcia alla fine ormai sì, ne ho viste parecchie. Però è sempre bello vedere la creatività dei piloti. Ecco, quasi stavano quasi per scontrare. Questo è riuscito a spegnere il motore e a salvarsi. Molto bella questa. Molto molto bella questa manovra. Qua va in retro sicuro. E infatti non l'ha preso, ma lo prenderà tra poco. E non ancora? Non ancora? Mo sì, però per forza, se no l'altro se ne va via. E infatti, perché quando giri così, dopo un po' lo prendi o l'altro se ne va e ti killa. Ma poi il bello è che questi vanno velocissimi in retromarcia. Cioè, sembra stiano andando dritti, poi a un certo punto vanno in retromarcia. Come, per carità, io queste manovre le ho già viste, le conosco, però è sempre bello vedere come le applicano. Cioè, questo ha seguito la direzione per fare in modo che l'altro non potesse prenderlo. E nel frattempo ha rallentato in modo da riuscire ad andare in retromarcia. E adesso continua a girare in retro e lo prende. Quasi, eh. E qua è difficile recuperarla, eh. Contro qualcuno di bravo è difficile recuperarla. Invece ce l'ha fatta. Ah.
Ragazzi, che dire, vi invito a visitare il canale di queste persone che metto qui in descrizione, perché sono veramente dei giocatori molto bravi e quindi penso che meritino di essere sponsorizzati. Per questo video direi che è tutto, ditemi se questa idea vi piace, nel caso non vi piacesse vabbè, non se ne fa niente. Vi ringrazio per avermi seguito finora, noi ci rivediamo alla prossima!